amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Benissimo, oggi sono qua per farvi un piccolo video molto rapido che sarà dedicato a tutti coloro che si stanno avvicinando a questa bellissima passione, la passione dei funghi. Bene, e molti di voi mi chiedono: Macinator, ma com'è che faccio a conservare i funghi già un po' più maturi? Com'è che faccio a tagliarli quando sono per farli essiccare? Benissimo, io sono proprio qua per farvi vedere ciò. Per molti che sono già esperti, che avranno già nel tempo fatto esperienza, quindi ci avranno picchiato di naso, avranno capito che fare determinate cose possono portare a buttar via, diciamo, il nostro raccolto una volta essiccato, e per vari motivi che ora vi spiegherò. Innanzitutto dobbiamo fornirci di due attrezzi fondamentali. Il primo è un bel coltello sfilettatore, ok? Alla maniscia, che sia molto sottile e tagliente, per evitare che quando andiamo a tagliare funghi un pochino più maturi, una lama troppo spessa andrebbe in qualche maniera a schiacciare e spiaccicare praticamente i nostri funghi. In questo caso invece un coltello molto affilato farà il suo lavoro in maniera egregia. E in fondamentale un bel pennellino. Perché il pennellino? Perché innanzitutto, prima di fare, diciamo, la preparazione dell'essiccazione, il fungo va pulito, che sia ben pulito, sennò andremo poi a conservare un fungo sì secco, ok, disidratato, ma nel suo tempo anche pieno magari di rameti, foglioline, terriccio, che una volta che poi lo andremo a mettere in acqua per renderlo, diciamo, come era all'inizio, chiaramente poi noi sotto i denti sentiremo tutte le pietroline. E non dimentichiamoci chiaramente la cosa principale, il nostro fungo. Il nostro fungo dobbiamo dividerlo praticamente, una volta pulito, il gambo dal cappello, in questa maniera qui. Una volta fatto questo, se troviamo delle due o tre forellini piccoli, lo si può ancora tagliare. Se lo troviamo invece camolato, ok, è meglio evitare di tagliarlo, perché comunque vuol dire che stiamo tagliando un fungo che ormai è in decomposizione. In questo caso la parte principale è quella del gambo, quindi la eliminiamo. Il nostro fungo lo poggiamo praticamente col cappello messo in questa maniera, e le fette dovranno essere spesse circa un centimetro abbondante, in questa maniera qua. Perché questo? Perché se noi andiamo a considerare che il fungo è per il 90% composto di acqua, evitiamo poi che nel momento in cui si disidrata diventa praticamente un 10% di sostanza. Quindi se è un centimetro diventerà una decima parte una volta essiccato. Se noi andiamo a fare le fette troppo sottili ci troveremo dei fogli di carta, quindi un qualcosa di poco poi utilizzabile. Il taglio deve essere, come vi ho fatto vedere prima, in questa maniera qui, fette belle grandi, belle spesse. Non vi preoccupate che poi quando poi noi andremo a mettere il nostro fungo secco nell'acqua per farlo rinvenire, chiaramente nei periodi invernali, questo farà sì che ritorna bello spesso, in maniera che quando poi noi lo andiamo a mangiare non ci troviamo della poltiglia, ma troviamo praticamente dei bei fungotti. Vedete? Ecco qua. Qui ora c'è qualche forellino piccolo, diciamo, di camole, ma non vi preoccupate perché questo qui non fa proprio nulla, ok? Un'altra piccola cosa che vi posso dire è che l'essiccazione la potete fare, come vi ho detto prima, sia a livello naturale, quindi al sole, messi su dei telai magari con della rete finissima, e alla sera si vanno tolti perché sennò prendono l'umido della notte, e poi il giorno dopo, quando c'è di nuovo il sole, si rimettono a essiccare. Se no, ci sono i nuovi essiccatori elettrici che si possono chiaramente, in maniera comoda in casa, utilizzare anche nelle giornate magari più umide e più.
benissimo. Ora, come il procedimento l'avete visto, una volta che abbiamo essiccato i nostri funghi, ok, non dovranno essere morbidi, ma dovranno essere belli, belli rigidi, in maniera tale che l'acqua evaporata sia andata via completamente, perché il 90% d'acqua sulla composizione di un fungo è veramente tanta, quindi è necessario che l'acqua, che poi è portatore di muffe varie, e quello che poi fa andare male i nostri funghi seccati, va eliminata completamente. Molti utilizzano ancora i vecchi sistemi, quelli della nonna, cioè mettere nel barattolo di vetro ben chiuso, con dentro magari i sapori, la foglia d'alloro, il pepe, le chiodi di garofano. Molti li mettono addirittura nei sacchetti di carta, quelli del pane, ma io le ho provate veramente tutte e per esperienza ho notato che il modo migliore per poterli conservare è, una volta secchi, messi in sacchetti, diciamo, di quelli da congelatore di nylon, e buttati a congelare nel congelatore. Vi durano anni. Perché questo? Molti pensano che all'interno poi del sacchetto, dentro il congelatore, c'è il ghiaccio, quindi a quel punto lì il fungo secco si inzuppa. Non è così. Il fungo, se è ben essiccato, non contiene più acqua, quindi non ha più modo di inzupparsi. Il freddo evita che si possano creare quelle larvette, quelle farfalline che ogni tanto, ahimè, ci mettono in condizione di dover buttare via quello che noi abbiamo faticosamente raccolto e poi lavorato per poterlo conservare. Benissimo, io direi che siamo giunti alla fine del nostro video, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, perché la prossima faremo una bella battuta di funghi. Chiaramente, a chi è piaciuto il video, un bel like qua sotto, mi raccomando. Per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale di Macinator, mi raccomando. Vi abbraccio tutti quanti, un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.